Nome e cognome. Domenico Borrelli, in arte e vita Mimmo. Roberto Saviano. Titolo dello spettacolo. Sangue Napoli, vita straordinaria di San Gennaro. Descrivi chi sei. Forse l'espressione racconta totalmente, domanda infame, questa è infame. Un poeta di cantina. Uno scrittore napoletano. Raccontaci, cosa fai nella vita? Un tempo scrivevo, adesso non scrivo più da un po' di anni. Accudisco dei ragazzi della scuola dell'Accademia del Bellini. Beh, attualmente faccio il padre però, sono molto felice. Resisto, forse è la risposta giusta. Cosa pensi del tuo compagno di scena? Fa una vitaccia, una vita importante diciamo, una vita importante con tanti confini che lui però riesce sempre a valicare, con una missione però, che lui ha dentro il cuore. È un fottutissimo genio. Cosa pensi di te? Sempre male. Sono una persona molto vitale, molto felice, però ho sempre un giudizio di me molto negativo, molto negativo. Però forse questa è anche una deformazione che mi porta poi a fare le cose, sai, quelle cose un po' da intellettuali di sinistra, che non se ne può più, ma purtroppo lo siamo. Che è questo spettacolo? Mi piace raccontare San Gennaro, mi piace farlo con Mimmo. Parlami dello spettacolo. Ma per me è un incontro, è un rapporto di grande conoscenza tra due persone che amano e odiano allo stesso tempo la propria città. Chi non l'ha visto non può non vederlo. È una storia incredibile, la storia di Napoli attraverso il suo santo, San Gennaro, che è un santo che spiega a Dio che campare è complicato e quindi si sbaglia tanto e bisogna proteggere e proteggersi tanto. Come hai conosciuto Saviano? Saviano l'ho conosciuto per la prima volta in un abbraccio pomeridiano al Piccolo di Milano, con la scorta alle spalle, però sì, a Milano, al Piccolo, quello fu il primo incontro, dal primo abbraccio sembrava che ci conoscessimo da una vita. Come hai conosciuto Borrelli? Ho guardato i suoi spettacoli ed è incredibile, mi spiace dirglielo, ma è veramente incredibile, forse il più grande attore italiano teatrale che abbiamo. È la prima volta che reciti a Napoli? La prima volta che ho recitato in un teatro napoletano è stato nel 1999. Ornello Masce, uno spettacolo di Viviani, e feci il mio primo debutto, avevo 18 anni e mezzo. Questa domanda mi fa molto male perché devo rispondere sì, con un recitare, anche se in realtà poi narro, cioè in teatro mi ha fatto molte cose simili a Napoli, ma la prima volta che sono con uno spettacolo a Napoli. Mamma mia. Com'è il pubblico napoletano? Il pubblico napoletano è il pubblico più difficile che ci sia al mondo, e questo potrebbe essere un'accezione negativa, ma per un motivo, perché il pubblico che ha avuto probabilmente tra i migliori interpreti e quindi ha un pubblico complicato da dover dominare. Non a caso il buon Raffaele Viviani diceva è questa belva, questa bestia che sta lì e che ogni minuto tu devi tenere sulla sedia. Quindi è un pubblico che ti addestra realmente al cosiddetto famoso sacrificio che intendo, che poi è il teatro secondo me. E Napoli, come dire, in qualche modo è abituata al genio, è abituata al talento. E quindi, come dire, non ci sono trucchi. Così bravo, così brava. Che significato ha per te fare teatro oggi? Il teatro imperativamente deve avere una funzione di cambiare gli occhi della prossimità, di cambiare il prossimo. Infatti io parlo al mio popolo flegreo. Poi quella cosa è diventata universale, ma io parlo a loro, parlavo a loro e parlo ancora a loro perché tento di cambiare Torre Gavet. Non ho la verità di cambiare il mondo. Però se cambi una cellula, ne cambi due, ne cambi tre, quella cosa può diventare poi un'esperienza. No, l'esperienza ha determinato l'evoluzione umana. La possibilità di incontrare persone mentre racconto, sentire i loro fiati, guardarci negli occhi, provare un'alleanza. È in una situazione di virtualità in cui c'è sempre un vetro in mezzo, fare teatro significa riprendersi la vita. Di un in bocca al lupo alla tua maniera a Saviano. Vien de sang. Merda, merda, merda. Di un in bocca al lupo alla tua maniera a Borrelli. Vabbè, il solito. Merda, merda, merda. Ricordateci le date dello spettacolo. La so. Allora, il 13 ottobre il debutto fino al 22 ottobre ci sopporterete.
venite, mi raccomando, non mancate. Sangue Napoli, vita straordinaria di San Gennaro. Io e il mio compare. Chi viene da fuori Napoli, chi non ha la fortuna di vivere a Napoli, deve sapere che il nostro spettacolo è un'estensione del giro che si farà per la città. Dal vicolo al palco, dal palco al vicolo. Venite.